possibilità anche di trascorrere anche se mai chi verrà a Salerno riuscito artista, ammirare questa opera che viene allestita al Massimo Cittadino. È una produzione di eccellenza, Daniel Lorenz ci ha viziato da questo punto di vista, è uno spettacolo, una grande competenza, una grande sensibilità artistica, quella del maestro Lorenz, che insieme al Verdi ha allestito questa Tosca. La Tosca è un'opera, lo dico come fatto personale, che io amo sommamente ed è particolarmente emozionante il fraseggio musicale, quant'altro ne fa veramente un'opera di grande significato. Il Massimo Cittadino chiude questo anno al meglio, 23, 26, 28 le recite previste, l'anno prossimo rilanceremo. Naturalmente tutto questo è da scriversi una grande capacità delle maestranze, di quanti lavorano nel teatro, ma soprattutto alla visione che ha avuto Enzo De Luca ed è particolarmente emozionante il fraseggio musicale, quant'altro ne fa veramente un'opera di grande significato. Il Massimo Cittadino chiude questo anno al meglio, 23, 26, 28 le recite previste, l'anno prossimo rilanceremo. Naturalmente tutto questo è da scriversi una grande capacità delle maestranze, di quanti lavorano nel teatro, ma soprattutto alla visione che ha avuto Enzo De Luca nell'immaginare stagioni lirico-sinfoniche nel Massimo Cittadino, che fanno in modo che Salerno possa arricchire il suo carnet turistico, cioè si viene a Salerno per vedere un cineartista, per l'accoglienza, per la bontà del cibo, per i percorsi potenziali che si possono organizzare a partire dalla nostra città, ma anche perché c'è un'offerta culturale prestigiosa che credo altrove non si riscuote. Mi auguro che l'anno nuovo porti lavoro, il chiodo fisso dell'amministrazione e la possibilità di creare un territorio contendibile per l'azienda che voglia localizzarsi. Creare le possibilità di una burocrazia semplificata per quanto riguarda la possibilità insediativa di un'impresa. E credo che siano le missioni che noi diligentemente e doverosamente svolgiamo, tentando ovviamente naturalmente di migliorare sempre di più. Quindi mi auguro che l'anno nuovo sia portatore di felicità, naturalmente, che sono frasi di vita, ma non solo questo, portino felicità e benessere alle famiglie di Salerno. Naturalmente l'amministrazione ce la mette tutta, nei limiti delle sue competenze, delle sue umane possibilità, per quanto riguarda gli aspetti afferenti ai servizi sociali, l'accoglienza, la possibilità di soccorrere gli ultimi, noi siamo attivi e siamo collaborativi con il volontariato. Per le opere pubbliche faremo una chiacchierata tra Natale e Capodanno, per verificare quanto ha fatto questa amministrazione nell'anno scorso, nell'anno che sta per finire, per testimoniare le azioni di progetto e di proposta per il futuro a grande scala, ma anche la possibilità che abbiamo messo in campo di interventi puntuali nei quartieri al fine del miglioramento della qualità della vita e della struttura. Appuntamento qui al Teatro Verdi. Solo grandi appuntamenti. Perché quando si fa il teatro sul serio, si fa il teatro non sul serio. Penso a una grande Tosca, stiamo lottando con i biglietti perché la gente è impazzita di vedere questa Tosca e non sappiamo come accontentare la gente. Questa è la situazione di questa Tosca. Più penso che abbiamo un elemento di grandissimo valore, che è una star internazionale, che è la Fiorenza Cedolins, che è una grandissima prima donna e tutta la gente la vuole vedere e la vuole sentire. Questo dà a questa Tosca un valore ancora più importante.
Tosca è una delle opere che amo di più, Puccini è uno dei autori che amo di più, che sta molto più, molto vicino al mio cuore. È stato praticamente il mio debutto a 20 anni, 22 anni a Roma, quando sono diventato direttore musicale, era Puccini, ho cominciato da questa Tosca un valore ancora più importante. Tosca è una delle opere che amo di più, Puccini è uno dei autori che amo di più, che sta molto più, molto vicino al mio cuore. È stato praticamente il mio debutto a 20 anni, 22 anni a Roma, quando sono diventato direttore musicale, era Puccini, ho cominciato con Puccini, ed è, diciamo, un'opera meravigliosa che passa tanti messaggi che sono ancora oggi molto attuali, come uno dei temi più importanti è quella della dittatura, della polizia segreta, dei regimi dittatoriali. Praticamente questo è Scarpia ed è rilevante fino a oggi, perché si vede la sporcizia e la negatività di questo regime, come ci sono purtroppo tanti oggi al mondo, e vediamo che come sta andando il nostro mondo un po' a rotoli, e Puccini l'ha acchiappato alla grande, l'ha capito alla grande. Erano tutti questi grandi, erano non solo dei compositori grandi, ma anche dei grandi profeti, ancora anche come Verdi. E nel Nabucco lui, per me, ha capito benissimo il ritorno di Israele nella sua patria. E via di seguito, qui abbiamo nella Tosca un concerto nel terzo atto di Campane, che è una delle cose più incredibili che sono mai state scritte nella letteratura. Cioè un concerto, io lo chiamo concerto delle campane, praticamente lui ha fatto uno studio molto lungo a Roma, lui è fiorentino come tutti voi sapete, ma è andato a Roma per mesi per studiare tutte le chiese di Roma, e li ha messi in un concerto meraviglioso all'inizio del terzo atto, e si sente anche la campana del Vaticano, che è un mi naturale molto basso, e noi abbiamo... È molto difficile realizzare questo concerto delle campane. Io da tanto tempo utilizzo delle persone che sono esperte di poter produrre queste campane, e anche qui li abbiamo portato. Penso che sarà un risultato magico. Il pubblico non sbaglia di essere pazzo per vedere questo titolo. Magari se faremo delle cose anche fuori, dipende, questa estate diciamo così, fuori teatro, come abbiamo fatto l'anno scorso, questo anche è un titolo che da prendere in seguito.